GF, Luigi Favoloso chiede scusa alle donne, suo padre su Instagram le umilia. Mentre Luigi Favoloso è in televisione dalla D'Urso, suo padre posta un'immagine sui social che sta facendo discutere. È notizia di ieri l'ospitata di Luigi Favoloso nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live. In questa occasione l'ex di Nina Morricone, a suo modo, ha chiesto scusa a tutte le donne d'Italia per i suoi comportamenti molto provocatori all'interno della casa del Grande Fratello. Neanche il tempo di alzarsi dalla poltrona dello studio televisivo che suo padre, Michele Favoloso, ha lanciato su Instagram una maglietta, che celebra l'oramai noto insulto del figlio alla Lucarelli, con impresso una zucca di aloe vera. Le scuse di Luigi Favoloso, e se fosse tutta pubblicità? Nonostante il recente comportamento alquanto discutibile del 29enne all'interno della casa, è innegabile che gli atteggiamenti Luigi Favoloso stiano portando molta pubblicità. Poco importa se negativa, come dice un detto, l'importante è che se ne parli. La t-shirt postata sul social network richiama quella che ha dato il pretesto per l'esclusione del ragazzo dal reality Grande Fratello di quest'anno. Già nelle settimane precedenti era stata ventilata la possibilità di escluderlo dal gioco a causa delle violenze verbali che aveva riservato a molti dei suoi compagni di avventura. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, probabilmente, è stata la ritirata clamorosa di molti degli sponsor che finanziavano il programma. Tramite comunicati a mezzo social e stampa, si sono dissociati dagli atteggiamenti violenti visti nella casa ed avrebbero chiesto l'esclusione dell'imprenditore partenopeo. La maglietta incriminata e la lotta mediatica tra Lucarelli e D'Urso. Da quel momento è iniziata una guerra mediatica tra la giornalista selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Nella trasmissione Domenica In infatti, la donna offesa da Luigi Favoloso, si è scagliata contro il programma di Canale 5 e soprattutto contro la sua conduttrice. Quello che la Lucarelli contesta alla D'Urso è il fatto di non aver avuto il coraggio di buttare fuori l'ex di Nina Morica ai primi segni di violenza che aveva lasciato trapelare all'interno della casa più spiata dagli italiani. Ritardando i provvedimenti, secondo la giornalista, il programma ha fatto esattamente il gioco di Luigi Favoloso regalandogli molta pubblicità e sovraesposizione mediatica. Tutta questa storia è oramai nelle mani dei legali e siamo sicuri che ci saranno ulteriori colpi di scena da ambo le parti prima di arrivare al verdetto finale. Di sicuro comunque che il fatto innegabile che l'ex concorrente del Grande Fratello abbia esagerato sia nei modi che nella forma.